Bentrovati amici telespettatori di A Tutto Sport, 20ª puntata del nostro rotocalco sportivo che apre una panoramica su quelle che sono state le gare principali del weekend legate a calcio, pallavolo e basket. Prima di addentrarci vado a salutare Domenico che questa sera è qui con me. Ciao Domenico e bentrovato. Buon pomeriggio Elisabetta, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Sì Elisabetta, è stato un altro weekend importante proprio perché cominciano ad arrivare i primi verdetti, soprattutto per quanto riguarda il campionato di pallacanestro, proprio perché ci si sono già conclusi alcuni dei tornei che vedono le nostre squadre protagoniste. Arrivano anche i primi verdetti per quanto riguarda il calcio, soprattutto nel campionato di promozione, però ovviamente lo vedremo più avanti. Appunto come dicevi, alcuni verdetti sono già arrivati perché alcune delle formazioni hanno concluso i loro campionati, altri verdetti sono arrivati invece perché gli incastri, diciamo così, delle varie partite di taluni campionati, come quello di Serie C femminile e regionale di pallavolo, hanno decretato già alcuni risultati, ma chiaramente ne parleremo più avanti. Allora apriamo subito la nostra puntata con una panoramica, con un focus su quello che è il calcio di promozione e andiamo subito a leggere i risultati dell'ultimo turno di campionato. E dunque, Atletico Corato batte Quartieri Uniti Bari per 7-0, Canosa Virtus Bitritto 0-0, Celle San Vito Madre Pietra Pericena 1-1, Gravina si impone sul Barium vincendo automaticamente e matematicamente il campionato per 6-0, Giovinazzo Noci 2-3, Liberty Palo Unione Calcio Bisceglie 3-2, Monte Sant'Angelo Carapelle 1-3, Nuova Molfetta Rinascita Rutiglianese 1-0, Real Bat Fortis Altamura 0-6. Andiamo subito a vedere la classifica. Dunque Gravina, campionessa, campione del campionato, 79 punti, segue Corato a 69, Bisceglie a 67, Carapelle 56, Noci 54, Fortis Altamura 45, Giovinazzo e Nuova Molfetta 44, Rutiglianese 41, Monte Sant'Angelo 37, Canosa 34, Quartieri Uniti Bari 33, Virtus Bitritto e Liberty Palo 32, Madre Pietra Pricena 29, Celle San Vito 27, Barium 24, Real Bat
14, dunque questa è la classifica e dunque Domenico, un turno importante, un turno che ha visto il Corato vincere per 7-0 su Quartieri Uniti, una stravittoria possiamo dire. Sì, il risultato parla da solo, Elisabetta, una goleada che è coincisa con una passeggiata di salute per i ragazzi di Mister Leonino. Un Corato che vive un momento di forma importante, un Corato che oltre il risultato rotondissimo c'è da segnalare sicuramente il controsorpasso ai danni del Bicelli ed è questa la notizia più importante oltre il risultato in sé. Un 7-0 figlio delle reti di Sillà, doppietta, doppietta anche per Di Francesco, reti per Terrone, Dascoli e Pensa che è stato un po' il mattatore del match con tanti assist per i propri compagni. Un match che ha avuto ben poco da dire per quanto riguarda il livello tecnico, una partita subito in discesa, al secondo minuto il Corato già ha sbloccato il risultato grazie a un rigore sbagliato ma poi concretizzato da Sillà, un Corato che non si è fermato nonostante pensa un po' Elisabetta sul 4-0, i giocatori, o meglio la panchina del Quartieri Uniti, chiedeva appunto di avere pietà. Non ne hanno voluto Si è sapere. creata una sorta di polemica, ma io personalmente sono d'accordo con chi in certe situazioni continua a giocare proprio perché, secondo il mio punto di vista, è questo il modo migliore Certo. per rispettare, l'avversario giocando fino al termine. Come già detto, il Corato scavalca nuovamente il Biceglie. Se dovesse finire in questo momento il campionato, ricordiamo che mancano ancora 3 giornate, non ci sarebbero, le semifinali playoff proprio per la regola, del distacco punti rispetto alla quarta e alla quinta. Quindi ci sarebbe subito la finale tra Corato e Biceglie. Però mancano ancora 3 partite, il Corato affronterà nuovamente in casa domenica il Canosa, poi ci sarà la giornata clou, anche se il Gravina, come già detto, ha vinto il campionato, ci sarà appunto Gravina-Corato, poi l'ultima partita contro la Nuova Molfetta. E allora a questo punto si parlava proprio dell'ultima gara fra Corato e Quartieri Uniti, andiamo a vedere gli highlights realizzati da Francesco De Marinis e Nunzio Procacci. Amici sportivi dal comunale di Corato, 31esima giornata del campionato di promozione Girone A, Corato e Quartieri Uniti Bari contro Sop di Lomuscio, 1-2 compensa, palla profonda per Nicola Di Francesco, strattonato Di Francesco, giù Di Francesco ed è calcio di rigore per il Corato. Terrone contro Caravelli, fischia la bianca, va Terrone, la finta e la parata, poi sul pallone. Silla 1-0 Corato, l'intervento di Caravelli su Terrone, nulla può però sulla correzione del senegalese che mette a segno l'1-0 per la formazione neroverde. Il giovane portiere ex Biceglie e Termoli, attenzione a Pensa, buono il taglio per Terrone, Terrone davanti al portiere, Sabino Terrone, Sabino Terrone, 2-0 Corato e la trova, la rete personale dopo aver sbagliato il calcio di rigore. Sono 20 ed ecco lì le dita che mostrano lo score raggiunto dal giocatore Terrone. Pallone morbido, Lamine Sylla! 3-0 Corato, doppietta per il senegalese di Kaolack che va ad abbracciare Felice Bruno, dirigente del Corato. Ed eccolo inquadrato, Lamine Sylla, per lui la rete numero 7 in campionato, davvero uno score importante per il senegalese, triscorato, doppietta di Sylla, gol di Terrone. Attenzione, seguiamo Di Francesco, la posizione regolare, a tu per tu, Di Francesco va, Di Francesco, Nicola Di Francesco e torna al gol il numero 9, l'abbraccio significativo con Sabino Terrone. Palla tenuta in gioco da Pensa, stop volante, Saragagli a sinistra, può andare al traversone con i pugni Caravelli, Pensa, morbido, Michele Pensa, 5-0, arriva il pokerissimo anche del Corato, con Michele Pensa, terzo gol in campionato per il Cerignolano. Palla dall'altra parte, Lomuscio, di testa per Dascoli,
Dascoli in aria, prova a calciare Dascoli! Walter Dascoli per il 6-0 del Corato. Ed è la rete numero 2 di Walter Dascoli in campionato. Palla per Silla, attenzione Silla davanti al portiere, dentro il pallone! Nicola Di Francesco ed è 7-0. Doppietta per Di Francesco, sono 15 in campionato. Frattempo arriva il fischio finale. Il Corato vince 7-0 contro il Quartieri Uniti Bari. E allora il Gravina, passiamo subito al vincitrice di questo campionato dopo 19 anni. Il Gravina torna in eccellenza, un pronostico sicuramente ampiamente prevedibile alla vigilia di questo torneo, proprio perché Gravina ha costruito una corazzata portata alla vittoria con diligenza da mister Loseto, che ha vinto diverse volte questo campionato. Un Gravina che appunto approda nel campionato superiore, un Gravina che sarà ancora impegnato per accarezzare il sogno del triplete, qualcosa che mister Valeriano Loseto aveva già realizzato a Corato. Andiamo però subito a vedere gli highlights di Gravina Barium e poi le interviste post gara di Gravina Barium, tutto a cura dell'ufficio stampa dell'FBC Gravina. Gentili signori, benvenuti al comunale di Gravina. Oggi è una giornata molto particolare, una giornata che abbiamo definito anche storica, perché ad affrontarsi sono la FBC Gravina contro la formazione del Barium, ma in palio ci potrebbe essere il passaggio in eccellenza, quindi la vittoria del campionato di promozione da parte dei locali gialloblu. La FBC Gravina schiera col numero 1 Cilumbriello, 2 Franco, 3 Panarelli, 4 Baldassarre, 5 Silvestri, 6 Chessa, 7 Grittani, 8 Milan, 9 Albano, col 10 Sisalli, 11 Scaringella. A disposizione per mister Loseto abbiamo Simone con il 12, Cilifrese col 13, Indrago col 14, poi ancora 15 Ieva, 16 Rizzi, 17 La Salandra, 18 Rino Gilfone. Formazione del Barium invece è la seguente: 1 Doronzo, 2 Danza, 3 Silvestri, col 4 Terreboli, 5 Desimini, 6 Ramito, 7 Pastore, 8 Insalata, il 9 De Giosa, poi col 10 De Tommaso, chiude Sasanelli col numero 11. Panchina per la formazione di Bitetto, il 12 Nivieri, con il 13 Vischi, 14 Cagnello, 15 Pacifico, 16 Pizzuto, 17 Danza, 18 Rinaldi. Partito intanto il match in questo momento, comunale gremitissimo di gente, contiamo oltre 4.000 presenze quest'oggi. È la gara di cartello, non solo della... Offendendo, buon pomeriggio a tutti innanzitutto, sta offendendo ragionando, non buttando via la palla, giocando con tranquillità, cercando di far valere la propria maggiore caratura tecnica, soprattutto a metà campo. Qui... Spazio Franco, ancora servizio di Sisali, dialogano i due, Franco la mette al centro, Scaringella, poi Albano, viene trattenuto, rigore, c'è il rigore, c'è stata una trattenuta di Ramito che ha messo giù l'ico gravinese, va Albano, Albano, Diego Albano porta in vantaggio la FBC Gravina al 13esimo, 119, Franco si fa spazio ottimamente, Franco, poi serve al centro, Scaringella che dialogo con Albano, Albano, che gol di Albano, una azione prodigiosa, Franco, Scaringella, Albano, davvero mattatore quest'oggi Diego Albano della formazione della FBC Gravina. Silvestri chiude bene e il Gravina riconquista la palla, Panarelli cerca Sisalli, non c'è fuorigioco, Albano, Albano per Scaringella, Scaringella, Sisalli, 3-0 Gravina, Daniele Sisalli, gara chiusa al comunale, bellissima l'azione con Albano che ha servito Scaringella, assist per Daniele Sisalli. E Sisalli, ancora Franco, Ballander gravinese alla ricerca di Albano, Albano ha il problema di girarsi, scarica su Silvestri, la botta di Silvestri che termina a lato, ma davvero una pregevole azione ancora una volta per il leone di centrocampo. Albano,
Albano, assisti, tacco per Scaringella, Scaringella non ce la fa. Sembrava in un primo momento in posizione offside. FBC Gravina, battuta lunga di Grittani. Attenzione, Baldassarre, Albano, ancora lui, Albano, 4-0 per la FBC Gravina. Una gara incredibile quella dell'FBC Gravina. Tifo. Dare il passaggio in eccellenza già quest'oggi. Si riparte con Silvestri che lancia lungo a cercare Sisalli. Grittani trova Albano. Albano per Scaringella, palla un po' lunga, ci arriva comunque Scaringella, palla all'indietro per Sisalli! E Sisalli si divora un'occasione clamorosa per il quinto gol. Panarelli per Scaringella, Grittani, ancora Grittani, serve Albano, Albano zona tiro, prova Albano! Diego Albano, 5-0 e il poker di Diego Albano. Alla Zlatan Ibrahimovic, quello di Diego Albano. 5 reti, tante altre palle gol. Il passivo poteva essere molto più pesante per la formazione del Bari. Un Gilfone ci prova direttamente da calcio d'angolo. Grittani al volo, la palla termina tra le braccia di Doronzo. Numero 3, anzi era col numero 14, Visciai. Scaringella, serve Grittani per Scaringella, se ne va Scaringella. Scaringella mette la palla dietro, Sisalli! 6-0 Gravina, come a Rutigliano. 7 giorni fa il Gravina firma la sesta rete anche quest'oggi, si viaggia di 6 reti a partita oramai. Tutti ad esultare, una vittoria che sta arrivando, la vittoria del campionato di promozione. La vittoria che può significare l'eccellenza, davvero scene che rappresentano qualcosa di incredibile, qualcosa di emozionante, abbiamo i brividi a raccontarlo. È finita al comunale, il Gravina batte 6-0 il Barium. È scattata la festa qui al comunale, letteralmente impazziti 4.000 tifosi gialloblu. Siamo con il direttore generale della formazione gravinese, Pino Costantiello. Davvero, Pino, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, tengo a precisare, innanzitutto la prima persona a cui più di tutti ci tengo a nominare è Michele Angelastro, che mi ha sostenuto dall'inizio dell'estate. È lui la vera forza di questa città e con lui abbiamo condiviso tutto dall'inizio, pertanto sapevamo che non era quello che tutti pensavano, che poteva essere una passeggiata. Siamo felicissimi di poter regalare a tutta una città un sogno che, come è ben scritto sullo striscione, dopo 19 anni abbiamo portato l'eccellenza Gravina. Ascolta, grazie a tutti. Ascolta Pino, un'emozione unica vedere tutta questa gente che sta entrando ora nel campo, sta cantando We Are The Champions sugli spalti, davvero non ce l'aspettavamo 2 anni fa solamente. Assolutamente sì, era un sogno, oggi è realtà. Ancora una volta questo è grazie a quando realmente un progetto vuole essere perseverato, quando veramente si crede nel lavoro, nella cultura del lavoro. Io questo lo devo a tutto lo staff, indistintamente, dall'inizio, mister Loseto, Bellucci, Fabrizio Martellotta, il preparatore Pasquale, tutti quanti veramente hanno fatto un lavoro egregio. Grazie veramente di cuore. Ovviamente anche la società è stata brava, è stata unita, ha voluto dare lavoro a noi per dare la possibilità di arrivare in fondo, pertanto grazie veramente a tutti. E allora voce alla società, Franco, una vittoria finalmente che è arrivata, mancano 3 partite al termine del campionato, ma ce l'abbiamo la matematica, siamo in eccellenza. Noi dobbiamo onorare il campionato fino alla fine, però permetteteci che per noi oggi non sono trovo le parole. Siamo veramente grandi, grandi a tutti, grandi a voi, ma complimenti, grande il pubblico di Gravina, bravi ragazzi, sinceramente io non ho parole, grazie a tutti. Noi abbiamo detto che la vittoria ha 3 componenti, società, 22 soci, tifosi, 4.000 presenze qui al comunale e poi area tecnica. Mi sa che forse manca ancora qualcuno, però hai detto bene,
grandi tutti, scusami ma non ho parole per... grazie. Alberto Giannelli, ti abbiamo anche elogiato in telecronaca diretta, tu sei davvero stato uno degli uomini che ha lavorato tantissimo giorno e notte per la FBC Gravina. Sì, è un traguardo che abbiamo cercato sin dal primo giorno di ritiro e ce l'abbiamo fatta. Ringraziamento speciale, doveroso farlo ovvio, al direttore generale Pino Costantiello, al mister Michelangelastro, tutta la squadra e anche tutti i soci, a tutti gli sponsor, cioè, a tutti. E niente, è tutto vero. Quanta emozione e soprattutto quanto lavoro dietro questa vittoria. Lavoro tantissimo, sembrava tutto... Era Giuseppe Indrago, il solito sì, mattatore. Sembrava tutto scontato, ma effettivamente non lo era, perché ogni giorno bisognava lavorare sodo, bisognava lavorare tutti i giorni e il lavoro viene sempre premiato alla fine. E allora, abbiamo detto l'area tecnica guidata da Valeriano Loseto, uomo di tante promozioni, uomo che ha regalato la Coppa Italia, davvero una grande, grande emozione. Valeriano, ci troviamo a commentare in presenza di tanti bambini che festeggiano, le tue donne, la vittoria di un campionato esaltante. Assolutamente, è stato qualcosa di incredibile, dalla prima giornata con la presenza di tanti tifosi che pian piano sono sempre cresciuti domenica dopo domenica. Abbiamo raccolto il giusto frutto, abbiamo lavorato, abbiamo sofferto e questo credo che sia il giusto premio per tutta Gravina e tutta la FBC. Davvero, mister, era tanto l'entusiasmo durante tutta la stagione, hai provato anche i brividi tu a stare in panchina? Assolutamente, anche ora è qualcosa di indescrivibile che mi pervade, ecco, tante belle cose, tante belle persone, entusiasmo alla grande, ma quello che si prova è qualcosa di incredibile, non si può descrivere. Non, naturalmente tu come giovane mister stai collezionando tante prove importanti, tante promozioni, Coppa Italia, davvero anche la tua carriera è in grande ascesa. Ma io cerco di fare sempre quello che per il quale io lavoro, credo, e credo che alla fine attraverso i sacrifici si raccolgono i giusti premi, le giuste soddisfazioni. Questo collettivo può ripartire per il campionato di eccellenza e può tagliarsi dei traguardi anche lì? Ma questo non sta a me decidere, ora ci dobbiamo solo godere il momento atteso magari 20 anni da tutta una cittadinanza, da una società, poi quel che sarà compito della società credere in un progetto ancora più ambizioso, ecco, non sono argomenti che per ora mi riguardano. Che bello però quando i tifosi hanno inneggiato il tuo nome. Assolutamente, dove sono stato da qualsiasi parte hanno sempre apprezzato la mia persona, perché vedono, hanno sempre visto il lavoro, il sacrificio, quello che facciamo durante la settimana e sono contento anche per questa piccola grande soddisfazione. Bene, cambiamo argomento, passiamo a parlare di pallavolo femminile, in particolar modo del campionato regionale di appunto pallavolo che vede coinvolte le ragazze della Poliscorato. Poliscorato che, come abbiamo detto già qualche settimana fa, si apprestava a disputare alcuni degli scontri diretti decisivi per quelle che erano le sue sorti e per quello che era il sogno playoff, visto che se fosse riuscita a piazzarsi fra le prime 5 del campionato, del girone A, scusate, del campionato appunto, avrebbe potuto accedere agli spareggi validi per la promozione in Serie B2. Purtroppo la Polis esce sconfitta dall'ultimo turno di campionato con la Leonessa Altamura, subisce un pesantissimo 3-0. Diciamo che come dire, la Polis non ce l'ha fatta ad avere la meglio su questa squadra che è scesa in campo motivatissima. Di contro invece alle Neroverdi che hanno avuto un approccio poco energico a questa sfida importante. L'avversaria, la padrona di casa, non ha permesso alle ospiti di
di sfoderare la propria prestazione di gioco. Non ci sono stati dei momenti in cui in qualche modo il Corato è riuscito ad avvicinarsi all'avversaria, ma sembrava che a tratti lasciasse alla Leonessa la possibilità di procedere indisturbata verso la fine della gara, tant'è che anche lo stesso presidente della società neroverde si è detto molto rammaricato per quello che è stato per quella che è stata la prestazione, indipendentemente dal risultato, perché ricordiamo che questa squadra ha disputato anche delle altre gare molto importanti dove, seppur non uscendone vincitrice, ha fatto la sua parte, ha fatto la sua figura, cosa che invece non è successa nella gara con l'Altamura. Dunque questa sconfitta che ha permesso alle murgiane di salire ulteriormente, di distanziarsi ulteriormente dalla Polis in classifica, dunque sono ora 4 i punti di distacco dalla Polis, che resta ferma al 6° posto e dunque vede un po' allontanarsi le speranze di accedere al 5° posto in classifica. Perché? Perché le prossime gare che disputerà il Corato sono gare abbastanza ostiche, visto che la prossima avversaria sarà il Barletta e subito dopo la capolista Trigiano, diversamente invece dall'Altamura, che si appresta ad affrontare delle gare più agevoli con il Bari e con l'Ortanova. Dunque partita da dimenticare, ci si prospetta, ci si affaccia già a quello che è il prossimo impegno di campionato, ma diciamo le speranze, le possibilità che si possa ricostruire sono ridotte ai minimi termini. E dunque parlavamo proprio dell'ultimo turno di campionato, della 24esima giornata, e andiamo subito a vedere i risultati. Dunque Farma Volley Giuliani Trigiano si impone per 3-0 sull'Orsa Capurso, Volley Sigol Sportile Vicelle finisce il tie-break 3-2 per la Volley Sigol, Volley Barletta Volley Manfredonia 0-3, Asen Bari Audax Andria ancora 0-3, Modugno Real Sport Ortanova finisce fuori appunto del Modugno, ospite dell'Ortanova, Prima Donna Bari Puglia in Rosa 1-3 e, come dicevamo, Leonessa Altamura Polis Corato 3-0. Vediamo la classifica: Farma Volley Giuliani al vertice della graduatoria con 71 punti, segue Manfredonia 64, Puglia in Rosa Volley 53, Modugno 48, Leonessa Altamura 44, Polis Corato 40, Volley Barletta 38, Sportiglia Viceglie 36, Orsa Capurso 32, Volley Sigol 29, Real Sport Ortanova 24, Prima Donna Bari 12, Audax Andria 11, Asen Bari 2. E dunque, come dicevamo, appunto il prossimo impegno della squadra coratina, della Polis Corato, sarà proprio sabato prossimo al Pallalosito con il Barletta, altra avversaria diretta, appunto a quota 38, diversamente dalla Polis che è sopra di 2 punti. Restando a parlare di sport al femminile, quest'oggi apriamo anche una finestra su quello che è il calcio femminile, il calcio di Serie B, e dunque ce ne parla, ci dice qualcosa in più rispetto a quella che è stata la gara fra il Trani e il Catania, Franco Caffarella. Vediamo il servizio. Saranno i play-out a decidere chi tra Puglia Trani e Salento Lecce resterà in B. La gara secca si giocherà a Trani dopo i risultati dell'ultima giornata che hanno visto soccombere le cugine leccesi a Chieti. La Puglia contro il Catania aveva un solo risultato per giocare a Trani, lo spareggio permanenza, e ha centrato al termine di una gara molto combattuta. Ma il Catania sin dal primo giro di lancetta ha dimostrato che non era venuto in Puglia in vacanza. Il cross beffardo di Manno scheggia la parte superiore della traversa. Al terzo è l'estrosa Jong a calibrare male il tiro da posizione favorevole. La Puglia comincia a macinare gioco, anche se mostra i soliti limiti in fase conclusiva. Reclama un calcio di rigore al 17° per questo contatto galeotto sul Garamella e pareggia il conto dei Legni sull'azione successiva, allorché la punizione battuta da Del Vecchio sfugge al portiere Musumeci con Pina Mariano, che trova il palo esterno sulla deviazione corta. Al 24° si rivede il Catania con Manno, che cerca l'angolo basso alla destra di Tiziano Mariano, che però è sulla traiettoria. Nel recupero è la Del Vecchio su punizione a non centrare la porta. Nella ripresa è il Catania a sfiorare il vantaggio, al 16° con Coco, troppo precipitosa al tiro. Al 20° è Guardino, con una punizione dal limite, a far venire i brividi al pubblico tranese. Un minuto dopo è la Di Mauro a liberarsi al tiro, ma trova la Coco con Mariano attenta. Al 35° su un veloce capovolgimento di fronte, la Puglia Trani passa, sgaramella, si smalca a centro aria, riceve da perna ed insacca alle spalle di Musumeci.
Finale nervoso, il Catania resta in 9 per la doppia espulsione di Calanna e Furno, che fanno la doccia anzitempo con la Tranese del Vecchio. Nel lungo recupero decretato dal signor Vergara, il Catania ha l'occasione per pareggiare al 92esimo con Coco, ma Tiziana Mariano la ipnotizza. Termina dunque 1-0 per la Puglia, che giocherà a Trani la gara per la salvezza diretta contro le cucine del Salento Lecce. Allora, cambiamo argomento, passiamo alla pallacanestro. Si è conclusa la regular season del campionato di Serie D pugliese. Arrivano dunque i verdetti finali della stagione regolare con la Ceglie capolista imbattuta, almeno nella prima parte. Andiamo subito a vedere quali che sono stati i risultati, poi andremo a commentare. Action Now Monopoli, nuova pallacanestro Ceglie 67-72, Molfetta Lecce 70-75, Monopoli Ice Basket Corato 69-74, Calimera Simbrindisi 84-82, Santa Rita Galatina 83-67, Aurora Brindisi San Pietro 79-81, Mensana Messagne Rutigliano 91-59. Per quanto riguarda la classifica, Ceglie a quota 50, segue Monopoli a 42, Messagne 38, Santa Rita 32, San Pietro 30, Brindisi 30, Basket Corato 26, AP Monopoli 24, Pallacanestro Molfetta 22, Aurora Brindisi 18, Basket Calimera 18, Pallacanestro Lecce 16, Rutigliano 10, Galatina 8. Quindi le prime quattro, Ceglie, Monopoli, Messagne e Santa Rita, disputeranno dunque la fase conclusiva di questo campionato con i playoff. Per quanto riguarda la S Basket Corato, chiude nel migliore dei modi la sua stagione con la vittoria contro l'AP Monopoli. Sicuramente AP Monopoli che non aveva nulla da chiedere al campionato, però comunque una vittoria che chiude nel miglior dei modi possibili una stagione cominciata nella prima parte con, diciamo così, una fase di rodaggio. Nella seconda parte invece il Corato ha carburato e ha cominciato sia a macinare gioco sia a divertire e divertirsi. Ricordiamo l'esaltante vittoria in quel di Ceglie, l'unica squadra ad aver battuto la capolista messapica. E poi sicuramente il progetto giovani che ha funzionato, sicuramente una stagione esaltante e che si prepara a quella dell'anno prossimo. Sicuramente ci sarà un periodo in cui la società dovrà riflettere sul futuro, quindi a bocce ferme pensare quella che può essere la prossima stagione. Rumors vogliono un Basket Corato ancora impegnato nel campionato di Serie D, anche perché per quanto riguarda la riforma dei campionati sarà sicuramente impossibile, almeno di assolute sorprese, un passaggio di categoria per meriti sportivi.
sportivi, cosa che è avvenuta quest'anno dal campionato di prima divisione al campionato di Serie D, però appunto queste voci vogliono un AS Basket Corato impegnata ancora nel campionato di Serie D, però con una fisionomia di squadra diversa, quindi con una squadra che punterebbe a vincere il campionato e riportare Corato dunque, diciamo, nelle categorie in cui merita. E allora, dopo questa ampia parentesi di basket, ancora una volta torniamo a parlare di un altro sport, ci ritorniamo, parliamo di pallavolo maschile. Proprio la scorsa settimana Francesco De Marinis faceva riferimento a quella che era stata la gara disputata appunto il 19 aprile fra Molfetta e Trento, gara 2 dei playoff che ha visto vincere Trento e dunque che ha decretato sostanzialmente l'uscita di scena del Molfetta. Dunque una gara emozionante, una partita esaltante, lo si è detto, insomma, e qualcuno di voi sicuramente l'avrà anche vista. Dunque, che dire, si chiude per questa grande società una bellissima stagione, una stagione che è andata al di là di quelle che erano le aspettative, lo ha dichiarato lo stesso presidente Antonacci quando è stato ospite qui da noi, ma lo ha dichiarato anche in altre interviste, una stagione che è stata connotata da tante bellissime gare, forse le due più belle, più memorabili, quelle con il Trento e quella con Macerata. La società ad oggi non si è ancora espressa su quello che sarà il futuro, su quella che sarà anche la composizione proprio della squadra o comunque dello staff tecnico. Diciamo che per il momento si è concentrata più che altro sugli aspetti legati alla sponsorship e alle realtà che vi sono intorno, e tant'è che proprio lo stesso presidente dell'Exprivia Molfetta ha lanciato un appello a tutte quelle realtà che in qualche modo sono presenti nel territorio affinché supportino società come la stessa Exprivia, che davvero ha dimostrato di essere una società seria e comunque professionale, e soprattutto una realtà che ha dato la possibilità anche a molti giovani di crescere. Diciamo che è un po' una garanzia, una realtà che si è distinta nel panorama nazionale, in particolar modo in quello del sud, essendo appunto il Molfetta l'unica squadra del Meridione a disputare il massimo campionato di pallavolo maschile. E dunque non si sa ancora ad oggi, come dicevo prima, quale sarà l'assetto. Ci sono buone probabilità che Dipinto sia confermato, ma le bocche sono ancora cucite, ne sapremo qualcosa di più nel corso delle prossime puntate. Di sicuro, appunto, come dicevamo, è stata una stagione indimenticabile, una stagione memorabile. E dunque, restando a parlare di pallavolo, diciamo che cambiamo un po' accezione. Perché? Perché parliamo di beach volley, in particolar modo della decima edizione della Puglia Cup Beach Volley 2015, che è stata presentata proprio ieri pomeriggio in conferenza stampa presso il comitato regionale della FIPAV, alla presenza di grandi volti e grandi nomi del beach volley, ovvero Vittoria Orsitot della nazionale italiana di beach volley, nonché prossima ai campionati del mondo con Menegatti, e alla presenza dei fratelli Ingrosso, reduci dall'Open del World Tour. Ovviamente a presenziare la conferenza stampa anche il vicepresidente nazionale della FIPAV Giuseppe Manfredi, il presidente regionale della FIPAV, Luigi Dell'Anna, e Fabio Galli, consigliere nazionale FIPAV. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate a grandi linee quelle che saranno i tratti distintivi di questa competizione, che si svolgerà tra il 1 giugno e il 16 agosto del 2015, e ricordiamo che poi il master finale a Puglia Cup 2015 di beach volley avrà una tappa unica che assegnerà alla coppia vincitrice sia la Puglia Cup maschile che la Puglia Cup femminile. Bene, parlavamo prima dell'uscita di scena dell'Exprivia Molfetta dal massimo campionato di pallavolo maschile, e un'altra formazione che allo stesso modo esce di scena, seppure in un campionato di categoria inferiore, è la nuova Virtus Corato. Nuova Virtus Corato che, dopo essere riuscita ad arrivare ai playoff, ha disputato gara 1 ed è uscita sconfitta, ma è uscita vincitrice invece dalla gara 2, e dunque nella partita decisiva, nella cosiddetta bella in gara 3, non è riuscita ad imporsi sull'avversaria e dunque ha perso di 39 punti. Domenico. Sì, Elisabetta, è stata una partita, diciamo, fotocopia di gara 1 in quella di Cisternino. Sicuramente una partita molto difficile, proprio perché Cisternino
un avversario davvero di spessore, anche se gara 2 aveva illuso tanti, anche perché poi probabilmente l'inerzia psicologica della serie era cambiata, proprio perché Corato, comunque, anche se soffrendo, era riuscita a impattare la serie con una gara comunque che resterà memorabile, però poi qualcosa, o meglio tutto, non è andato per il meglio in gara 3. Coach Leo sceglieva l'artiglieria pesante, ha deciso di portare 4 lunghi lasciando a casa Antonio Ferrante, riportando Cataldo Musto sotto le plance. Però c'è da dire che la Virtus ha pagato sicuramente la giornata negativa causa problemi fisici del suo totem di Ubaldo Piarulli, che sicuramente aveva dominato in gara 2. Durata 12-13 minuti la partita della Virtus, addirittura ha cominciato bene la squadra di Vincenzo Leo, chiudendo davanti il primo quarto 12-14, poi ha cominciato a giocare, ad alzare i ritmi difensivi, i ritmi del match, intensità e aggressività il Cisternino, e i ragazzi di Leo hanno tirato i remi in barca, una prestazione sicuramente negativa in attacco, basti pensare ai 32 punti realizzati, ma ne ha provate tutte Vincenzo Leo, cambiando più volte difesa, cambiando uomini, però la squadra non ha risposto. Sicuramente lo sforzo di gara 2 può essere decisivo, anche se proprio Vincenzo Leo non ha voluto trovare alibi, dicendo: abbiamo avuto una settimana per recuperare, non siamo squadra da NBA che gioca ogni 2-3 giorni, quindi la stanchezza si fa sentire. C'è da dire che comunque la spia della riserva in casa Virtus era accesa da tempo, una squadra comunque spremuta, una squadra comunque avanti nell'età, lo ha detto più volte prima di questa partita Vincenzo Leo, quando la Virtus ha inanellato una serie di vittorie importanti. Certo, uscire in questa maniera fa male, proprio perché la sconfitta ci sta, di queste proporzioni fa male doppiamente. Ora sicuramente rimane un grande campionato della Virtus, il coach ha detto più volte, abbiamo dato più di quanto valiamo, abbiamo raggiunto qualcosa che non ci aspettavamo, sicuramente rimane un campionato molto positivo. Ci sono dei dubbi, diciamo così, per quanto riguarda il futuro della Virtus, ovviamente stesso discorso dell'AS Basket Corato, con le dovute proporzioni, perché a bocce ferme dunque si deciderà se proseguire nel campionato di promozione, se proseguire e in quale maniera, se con un campionato di prospettiva, con ambizioni, quindi c'è bisogno, lo ha detto anche Vincenzo Leo, contattato telefonicamente, c'è bisogno sicuramente di svecchiare il gruppo e di inserire forze fresche, se si decide di effettuare un campionato di promozione con appunto senza ambizioni, quindi proseguire con questo gruppo, anche se qualche elemento dovrà ruotare per via della regola degli over, se invece fare un passo indietro e continuare con questo gruppo e divertirsi semplicemente, tra virgolette, perché lo fanno già nel campionato di prima divisione. Ovviamente ci sarà un tempo, cioè ci sarà tempo per deciderlo, questo per quanto riguarda la Virtus. Chi invece fa il percorso inverso e quindi raggiunge il campionato di promozione, l'Aurora Corato di coach Di Zanni, che battendo il Minervino, appunto matematicamente conquistato la promozione dal campionato di prima divisione, un campionato appunto di promozione, sicuramente merito ai ragazzi guidati in campo da Michele Mangano, davvero un bel campionato, e quindi è arrivata nello spareggio promozione la vittoria che decreta il trionfo dell'Aurora. Per quanto riguarda invece l'altra società coratina, si chiuderà domenica il campionato di prima divisione, un campionato strano per la nuova pallacanestro Corato di coach Carnicella, fatto da alti e bassi, alti sicuramente nelle prestazioni, se le partite fossero durate 30 minuti sicuramente la nuova pallacanestro Corato avrebbe detto qualcosa di più per quanto riguarda appunto il campionato di prima divisione, però sicuramente sarà un qualcosa di positivo pianificata per l'anno prossimo.
Prima, Domenico, quando parlavi del percorso della Virtus, mi hai fatto un po' riflettere su quello che è stato lo stesso percorso della Polis, lo dicevamo prima, una Polis che, come per la Virtus, è arrivata quasi stanca fisicamente ad una delle gare più importanti, quindi magari carica mentalmente, ma stanca per via di quello che è stato il percorso, perché come la Virtus, anche la Polis, specie nel girone di ritorno, ha rimontato, è riuscita a risalire la china della classifica in pochissime gare, quindi questo delle volte rappresenta poi uno svantaggio proprio perché arrivi alle gare più importanti e lì molli la presa, getti la spugna. Certo, perché dai tutto nel momento in cui, nel momento clou, nel momento in cui devi vincere assolutamente. Poi per forza di cose, se non c'hai uomini, se non c'hai ricambi e ti appoggi sempre sui soliti noti, certo, vuoi non vuoi la benzina finisce per tutti. È successo per la Polis, è successo per la Virtus. Diciamo che nello sport è così, se non c'hai una panchina profonda lunga e lunga, è difficile poi giocare e portare avanti una stagione che poi vuoi non vuoi è lunga. E mantenere poi insomma livelli alti. Certo. E dunque, lo dicevamo in apertura, restano davvero poche gare alla fine dei campionati che di solito seguiamo, ci si avvia ai saluti della stagione, così come noi questo pomeriggio ci avviamo ai saluti, avendo concluso qui, vi ricordiamo naturalmente le repliche della nostra trasmissione che vanno in onda domani mattina alle 11.30, giovedì alle 15.30 e venerdì alle 21. Grazie Domenico per essere stato con noi. Grazie Elisabetta, grazie a voi. E dunque, prima di salutarvi, vi ricordiamo che andrà in onda come controcopertina il servizio sul futsal femminile e in particolar modo gli highlights della finale del campionato regionale disputata fra la New Team Noci e la Fove Adonia, che ha visto la vittoria del Noci per 2-1, vittoria che è valsa l'accesso in Serie A proprio per il Noci. Dunque noi vi rinnoviamo l'appuntamento a martedì prossimo alle 14.30, sempre su Video Italia Puglia con A Tutto Sport. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti amici telespettatori, amici di eventindiretta.it per la finalissima dei due gironi del campionato regionale di calcio a 5 femminile. In campo c'è la New Team Noci e la Fovea Adonia, una gara importante, chi vince va in Serie A. Allora si parte. Corriero, giro palla a New Team Noci, la ricerca dello spiraglio, la palla per Corriero dentro, scarica fuori per la Fortezza, la conclusione, Rita, la Fortezza, 1-0 New Team Noci, la mette dove? Ferramosca, non può arrivarci, il vantaggio della New Team Noci che arriva davvero all'ultimo respiro di questo primo tempo, con uno scarico da parte di Corriero alla corrente, la Fortezza mira, guarda lì dove Ferramosca non può arrivarci, palla sotto l'incrocio, vantaggio New Team Noci. Rimessa laterale già battuta, Sportelli, e da sola Sportelli, e chiude virtualmente la pratica, Sportelli, la rete di Vania Sportelli, vale il 2-0 della New Team Noci, anche questo è arrivato nei minuti finali, questa volta della seconda frazione, la festa della New Team Noci alla nostra sinistra, sotto il nostro settore che potete vedere, palloncini giallo-neri al cielo per una vittoria che si avvicina sensibilmente dopo il gol di Vania Sportelli. Il gigante si incarta un po' col pallone, può partire Castagnozzi, 2-1, Diacio, Castagnozzi per il 2-1, Castagnozzi, e l'applauso per Diacio, 2-1, e va a chiudersi così la partita, 2-1, soffre fino alla fine, ma va in Serie A la New Team Noci con le reti di La Fortezza e di Sportelli. Un 2-1 che sicuramente ha messo in mostra le due squadre più forti, lo dicevamo prima, del campionato regionale. È arrivata la festa per il momento della Coppa per la Fove Adonia, e ora New Team Noci che alza al cielo la coppa del titolo regionale con Tinelli, il capitano. Hey! 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 Hey!
sunshine when he's gone.